Serata di presentazione della Mazzarese, questa nuova realtà calcistica che cerca così di ripercorrere i fasti della vecchia Mazzarese da 3-4 anni che va avanti questo progetto, grazie a Giuseppe Giacalone che ci ha creduto fin dal primo momento. Sì, la società Mazzarese rinasce, la nuova società Mazzarese nel 2015. Sono stato invogliato da alcuni amici, dice che perché non andiamo a rifondare di nuovo la Mazzarese? E niente, abbiamo iniziato. È iniziata questa nuova avventura dove, diciamo, nell'arco di un paio di anni abbiamo vinto, siamo partiti dalla terza categoria fino adesso che siamo arrivati in prima. Ecco, quali sono gli obiettivi di questa nuova stagione? Prima categoria già comincia a diventare un campionato impegnativo. Gli obiettivi sicuramente è quello di, vorrei essere troppo presuntuoso, ma di dire la nostra, addirittura forse di vincere il campionato, perché abbiamo una buona, un'ottima squadra che può dire la sua. Rinforzata negli elementi sicuramente, allenatore rimane Tony Boncore. Sì, il mister Tony Boncore è stato riconfermato. La squadra si è rinforzata con alcuni elementi di categoria, quindi di grosso spessore. Ma soprattutto la cosa che mi sorprende è che siete riusciti a coinvolgere tante imprese di Mazara. Sì, la cosa bella è questo, che parecchie imprese locali hanno sposato il nostro progetto, hanno visto che il progetto è interessante e devo dire ci stanno dando una grossa mano d'aiuto e grazie a loro stiamo portando avanti questo progetto. Nelle partite mazzarese non si pagherà? No, l'ingresso è libero, quindi invitiamo tutta la cittadinanza. Noi giochiamo le partite in casa il sabato, quindi invitiamo tutti a partecipare alle partite che giochiamo in casa. Come l'anno scorso, anche quest'anno la Euforbia SRL è sempre più vicina alla SD Mazzarese, perché come sappiamo i valori dello sport sono importanti, è importante per i giovani, per la squadra e soprattutto per fare di tutto e quindi vincere nuovamente come abbiamo fatto quest'anno. Con molto piacere mi hanno chiamato per portare avanti questo progetto con la Mazzarese, dopo tanti anni che diciamo mancavo nel settore calcio. Con molto piacere sono qua cercando di dare un contributo ai ragazzi per fare un buon campionato. Ci aspettiamo un momento bellissimo come l'anno scorso, perché l'anno scorso è stata la novità del nostro campionato. A nome mio e dell'intero Consiglio Comunale voglio ringraziare la Mazzarese Calcio che l'anno scorso è riuscita a vincere questo bellissimo campionato. E un ringraziamento particolare va a tutto lo staff tecnico della Mazzarese e al presidente Giuseppe Giacalone per tutto quello che ha fatto l'anno scorso e sono fiducioso che anche quest'anno Mazzarese si saprà imporre in questo campionato di prima categoria. Quindi gli faccio i complimenti a nome mio, personale e di tutto il Consiglio Comunale. Sicuramente un buon campionato e un risultato che sarà migliore degli altri anni, una gestione che ha dimostrato nel tempo serietà soprattutto, onestà e soprattutto alti valori sociali, e penso che questi siano gli elementi fondamentali per lo sport e in particolare in questo caso per il calcio. Quindi penso che sarà un'ottima stagione, molto seguita, molto partecipata e che coinvolgerà la città di Mazara del Vallo. E allora buonasera a tutti, benvenuti qui in questa splendida location della Baia del Conte per questa presentazione un po' inusuale, dobbiamo dire, per la città di Mazara, di una squadra di calcio della Mazzarese che quest'anno tenterà di fare bene nel campionato di prima categoria dopo che negli ultimi due anni per ben due volte è riuscita a salire di categoria. È una serata un po' particolare quella di questa sera, ringrazio naturalmente tutti gli sportivi che sono intervenuti, le autorità comunali e anche della federazione, poi gli atleti e poi naturalmente la società della Mazzarese. Io prima di passare alle presentazioni vorrei passare così ai saluti istituzionali.
cominciando col primo che vedo, che è il presidente del Consiglio Comunale di Mazara, Vito Cancitano. Un piccolo saluto, Vito. Buonasera a tutti, a nome mio e dell'intero Consiglio Comunale voglio ringraziare la Mazzarese Calcio che l'anno scorso ha raggiunto l'obiettivo vincendo il campionato di seconda categoria. Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff tecnico capeggiato dal presidente Giuseppe Giacalone, e sono convinto che anche quest'anno la Mazzarese può fare il risultato che tutti noi crediamo. Il mister poco fa mi ha detto: ma non lo so mister, non c'è due senza tre. E quindi concludo il mio intervento dicendo: forza Mazzarese. Dopo il saluto del Presidente del Consiglio, l'amministrazione comunale di Mazara è rappresentata dall'assessore allo sport Vito Bilardello, che tra l'altro è uno molto presente sui social e quindi conosce assolutamente tutto per quanto riguarda lo sport di Mazara. Grazie Enzo della tua presentazione. Posso fare intanto sicuramente un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione anche alla Mazzarese, e mi riferisco non soltanto ai calciatori, alla società, agli sponsor, allo staff, a tutti coloro che collaboreranno in questa nuova e importante esperienza. Le esperienze sono belle perché coinvolgono diverse persone con ruoli diversi, ma nessuno è indispensabile, ma tutti sono necessari, e penso che i grandi obiettivi si possono raggiungere soltanto attraverso la sinergia e la collaborazione di tutti. Questa oggi, a mio avviso, oltre ad essere un'associazione sportiva, è una grande famiglia, l'ha dimostrato in passato, l'ha dimostrato soprattutto in questi ultimi anni, la dimostrazione anche il fatto che è presente qui la federazione, proprio a dimostrazione anche della serietà e dell'onestà del progetto che si vuole portare avanti. Sappiamo che lo sport è vita e lo sport è importante al di là dell'aspetto prettamente agonistico, anche per i valori sociali che rappresenta, e quindi penso che la Mazzarese da questo punto di vista è stato e sarà anche un esempio per questo nuovo campionato. Tra l'altro Mazzarese nel nome e anche nei fatti, e questo deve essere un auspicio anche per la nostra città, per fare in modo che questa società sotto l'aspetto calcistico si possa distinguere nei prossimi anni e diventare la prima società mazzarese di calcio. Grazie a tutti e in bocca al lupo. Grazie assessore Vito Bilardello. Adesso la Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti. Poco fa facevo una battuta all'amico Bruno Lombardo: finalmente il calcio ritorna a chi ha fatto calcio. Mi ha fatto veramente piacere nei mesi scorsi apprendere la notizia che Bruno Lombardo è diventato il presidente provinciale della delegazione provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio della provincia di Trapani. Bruno Lombardo non ha bisogno di presentazioni, è stato per tanti anni anima, oltre che presidente, segretario, ha fatto tutti i ruoli, giocatore, tecnico della Folgore di Selinunte. Devo dire che ci siamo tante volte confrontati, magari abbiamo litigato in campo, magari insomma tante discussioni, però rimane una grande stima reciproca, per cui davvero mi fa piacere presentare Bruno Lombardo, presidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Buonasera a tutti. Grazie intanto a Enzo per le parole che non merito certamente, però sono qui anche per questo filo conduttore a cui lui faceva riferimento, cioè del passato dirigenziale che in questa provincia in qualche modo mi ha visto insieme a tanti altri, a Mazara in particolare, protagonista. Esperienza dirigenziale che, come l'assessore diceva prima, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con obiettivi che non erano solo di natura sportiva, nel senso puro del termine, la vittoria del campionato o meno, per dirlo in gergo, ma erano anche quelli di carattere sociale, quelli che occorrono nelle comunità, che aiutiamo insieme ad altri fattori come l'amministrazione comunale, come i consigli comunali, aiutiamo a crescere i nostri giovani, i nostri ragazzi, tant'è che stasera tra le cose belle che ho avuto è anche salutare molti ragazzi che conosco da tempo e che proprio in tenerissima età, calcisticamente parlando, ho avuto a Castelvetrano
dicevo simpaticamente a Pino Giacalone, al quale mi lega un'antica amicizia, anche lui è stato a Castelvetrano nella Folgore. Diceva l'assessore prima, molto spesso succedeva che gli scarti, tra virgolette, del Mazzara li prendevamo noi e riuscivamo a fare con molta umiltà i nostri campionati, andando avanti con questi ragazzi di Mazzara. Io conosco tantissime, tante generazioni che sono succedute a Castelvetrano, e quindi non potevo non essere qui a testimoniare diciamo intanto il ruolo storico di questa società, che ha avuto in verità un'interruzione per colpa dei castelvetranesi nel 2000, credo, ma che ha una grande radice a Mazzara. La Mazzarese era ed è una delle società di maggiore prestigio per la provincia, e ovviamente non trascurando il Mazzara Calcio, che ha anche questa una grande storia, ma la Mazzarese apparteneva e appartiene a quel grande movimento calcistico giovanile che negli anni passati c'è stato a Mazzara. Io ricordo Tagliacci, Fratelli Fiorentino, un'altra serie di persone che si sono sempre dedicate al calcio giovanile a Mazzara, che a cominciare da Pino Giacalone, che stasera è il presidente. Esatto, anche questo, cioè che testimoniamo un grande movimento giovanile a Mazzara. Io sono qui perché ho capito, oltre perché conosco Pino e so come ragiona nel calcio, ho capito che questa realtà è una realtà che ha questa ambizione. Non ha l'ambizione per forza di vincere un campionato, ma ha l'ambizione di rappresentare Mazzara da un punto di vista sociale, da un punto di vista dell'etica, da un punto di vista dello sport nel senso più alto del termine. Quindi non potevo mancare di aderire a questo invito, perché come federazione chiaramente siamo molto contenti di avere tra le nostre file, io in particolare in provincia di Trapani, anche se come competenza ci ha abbandonato già dallo scorso anno, ma partecipa alle nostre attività, cioè la parlo da Mazzarese, attraverso il settore giovanile, attraverso la squadra juniores, che sicuramente sarà posta in essere, e comunque come federazione in genere regionale noi non possiamo mancare di attenzionare queste realtà che hanno questa ambizione, cioè di rappresentare lo sport e l'aiuto ai genitori, ai tanti genitori che vedo qualcuno anche presente nell'educare i propri figli. È un'ambizione di grande rilievo quella di coadiuvare i genitori nell'educazione dei propri figli e aiutare anche gli stessi genitori a comportarsi in modo equo e non dannoso per i propri figli. Io capisco che ognuno di noi ha l'ambizione di avere il proprio figlio e di pensare al proprio figlio nei campi di Serie A, ma come nella canzone Gianni Morandi, uno su mille ce la fa. Io più che altro mi soffermo sempre e dico che è cosa significativa pure quella che dopo tempo incontro tanti ragazzi che non giocano magari più manco a calcio, ma che sono diventati dei bravi cittadini, che sono dei bravi professionisti, che sono dei bravi operai, che sono della brava gente e soprattutto sono della brava gente nelle loro famiglie. Io credo che il calcio, lo sport è questo, e quindi sono contento che la Mazzarese possa interpretare insieme alle altre società della provincia questi concetti, e vi ringrazio. Grazie a Bruno Lombardo, che insomma ha posto l'accento su quella che è anche l'importanza sociale dello sport, del calcio in questo caso, nella città di Mazzara e in generale un po' dovunque. E allora io ho una lista di sponsor che il presidente Pino Giacalone ci tiene che io citi, perché effettivamente senza di loro questo progetto non poteva essere posto in essere. E allora un applauso ad ogni nome e magari così, se qualcuno si riconosce, magari un saluto. Silaco Costruzione, vedo qui Enzo Silaco.
Poi abbiamo Maxwell Evolution, in rappresentanza di Vini Foraci, vedo Mario Tumbiolo, grazie per essere. Poi abbiamo Lee Reinas, Gas e Luce, credo, non so se sia presente, sì, è presente. E poi Ocello Metal SRL, che non è presente. E in particolare ci teniamo ad uno sponsor, che è il main sponsor di questo campionato. Si tratta della società di consulting Euforbia. E abbiamo il piacere di avere qui con noi titolare, insomma, la direttrice Silvia Galvanico. Dove sei, Silvia? Ecco, allora puoi alzarti magari due parole per dire il perché di questa sponsorizzazione. Buonasera a tutti, innanzitutto un meritato applauso ai ragazzi che per la promozione in prima categoria. Porgo i miei saluti al presidente Giuseppe Giacalone, a tutto lo staff, nuovamente ai ragazzi e a tutti i partecipanti. Sono Silvia, sono in qualità di direttore tecnico di Euforbia SRL, rinnovo quindi lo sponsor per la SD SD Mazzarese, perché spinta appunto da questo doveroso impegno sportivo, perché per me, come per la mia famiglia, lo sport è tutto. Mio papà e mia mamma hanno giocato sia basket che pallavolo, quindi so i valori dello sport che sono importanti per quanto riguarda i giovani, per i ragazzi, per la salute, ma anche soprattutto per la nostra città. In particolare il presidente Pino Giacalone, che ha costruito quindi una vera e propria squadra fatta di tanti ragazzi che vogliono fare di tutto per salire, come hanno fatto quest'anno, e ha creato una vera e propria famiglia. Lo staff tecnico che è eccellente e i ragazzi che vogliono tutti partecipare e cercare quindi di raggiungere l'obiettivo. Non mi resta quindi che augurare un buon campionato da me e da tutta la società Euforbia SRL. Grazie. Punta in alto il main sponsor. E allora l'abbiamo citato tantissime volte. Il saluto del presidente della Mazzarese, dottor Giuseppe Giacalone. Allora, intanto ringrazio a tutti i presenti. Volevo ringraziare intanto la proprietaria della location, quindi dalla zia Franca, dalla Baia Conte, dalla persona della Greta Signorello e dalla direttrice Renda Elisabetta. Poi un ringraziamento all'amico Vito Cangitano, l'assessore, e nonché a Bruno Lombardo, il nuovo eletto della Federazione della Lega Nazionale Dilettanti di Trapani. E un altro ringraziamento doveroso, perché è l'anima, è coloro che mi fanno andare avanti e portare il progetto della Mazzarese più in alto possibile. Quindi ringrazio tutti gli sponsor intervenuti e che spero che si aggiungano altre realtà e aziende mazzarese a dare una mano aiuto a questa società per portarla più in alto possibile. Va bene, Pino. Allora, ti invito a venire qui davanti insieme a Silvia. Silvia, così presentiamo questa maglia o queste maglie ufficiali della Mazzarese, per cui insomma gli sportivi, ricordiamo, il sabato, per quanto riguarda le partite in casa, non si paga, quindi invitiamo tutti. Ingresso libero, quindi invitiamo tutti anche di portare i bambini, perché è giusto che anche i bambini, i ragazzi vedano insomma la squadra, vedano giocare. E intanto il nostro factotum Cacioppo sta recuperando la maglia. No, volevo ringraziare una vecchia bandiera della Mazzarese, signor Rizzo, Enzo Rizzo, grazie per essere intervenuto. Eccole qua le maglie indossate da due splendide ragazze. Ci vuoi parlare di queste maglie, Pino? Allora, quella è la prima maglia, questa
Allora, questa è la maglia ufficiale della Mazzarese, colori giallo-rossi, quindi la tenuta ufficiale. Questa è l'altra maglia che utilizziamo quando in casa c'è la squadra che ha il stesso colore dei nostri, quindi dobbiamo, diciamo, cambiare le maglie, quindi abbiamo scelto due detenute, quindi un colore nero-bianco in questo caso. Va bene, un sorriso, un applauso anche alle ragazze che la stanno indossando così con disinvoltura. Grazie ragazze. E allora adesso andiamo a presentare la squadra. Io prego i ragazzi che nomino di alzarsi, insomma, e farsi conoscere, a cominciare da Davide Quinci, che mi sembra che sia il più alto di tutti e quindi il grande capitano. Poi abbiamo Mario Calamia, eccolo lì. Poi abbiamo Vito Luca Ingargiola, eccolo qua. Nail Khalifa, eccolo qua. Poi abbiamo Dario Scirè, l'ho visto da qualche parte, dall'altra parte, eccolo. E Sergio Asaro, meglio conosciuto come Ricciola, perché insomma come Asaro non ti conosce nessuno. E Antonino Villafranca, l'anima del centrocampo, grazie Nino. Giuseppe Pisciotta, è presente? Non è presente, ma lo citiamo ugualmente. E poi abbiamo Vincenzo Farina, Davide Russo, e anche lui è al lavoro, ma naturalmente è qui con noi col cuore. Vincenzo Titone, poi abbiamo Manuel Salvo, Fabio Russo, che non c'è, ma insomma è a Strasatti a fare altre cose. Giacomo Rustico, il portiere, naturalmente grande acquisto davvero per la Mazzarese. Questo non è un grande acquisto, però va bene. Antonino Siracusa. No, scherzavo, Nino. Volevo ringraziare Nino Siracusa con la sua scuola calcio, che stasera ci ha onorato della sua presenza. Grazie. Quindi i bambini che vedete sono della scuola calcio di Antonino Siracusa. Naturalmente, se avete bambini, potete contattare Nino. Poi Filippo Rallo, Bruno Calandrino, credo che non ci sia. Va bene. Pier Nicola Impeduglia c'è? Ha la febbre. Poi c'è Vincenzo Musumeci, vecchio attaccante. Giuseppe Arena non c'è, ma c'è Vito Giacalone, però non c'è nemmeno fuori. Poi c'è Pierfranco Atria, che non c'è nemmeno, sono tutti in Grecia. Antonino Gancitano Patilla non c'è, è a Catania. Poi c'è Mohamed, è a Torino. Gianluca Marelli? No, non c'è. Non c'è nemmeno lui, irraggiungibile. Giovan Battista Marino c'è? Sì. Eccolo lì, lui è raggiungibile. Omar Ottomane c'è? Eccolo lì. Nicolo Di Salvo c'è? E poi volevo ricordare anche un altro ragazzo che in questo momento non c'è, che è mamma di Conate, che poi lo vedremo. Ho dimenticato uno, ma non perché lo abbia dimenticato, ma perché nel frattempo è stato promosso, la gloria, insomma la vecchia bandiera della Mazzarese, non solo, Peppe Zenone, che da questa sera ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Peppe, alzati. E quindi ragazzi, un applauso a questa squadra che speriamo faccia tantissimo in questo campionato. Io vado a presentare anche lo staff tecnico, perché è importante, direi, soprattutto il tecnico che è stato riconfermato, anche lui una vecchia bandiera del calcio di Mazzara, signori Toni Boncore. E poi ci dirai anche, anzi una parola adesso ce la devi dire. Abbiamo sentito lo sponsor dire vogliamo salire, insomma il presidente ha tentato di mettere un po' di calma, tu invece che dici?
no, dico per scaramanzia sempre le solite parole che dovrebbe dire un allenatore, è giuste, di partire sempre con lo stesso entusiasmo come abbiamo fatto negli anni precedenti e poi camminando si vedranno i risultati, se verranno dei risultati benefici per la nostra squadra. Va bene, cerchiamo di farli venire i risultati perché altrimenti... Preparatore atletico della squadra Mimmo Di Maria, professor Di Maria. Abbiamo anche un preparatore dei portieri, il giovanissimo Franz Gualberti. Abbiamo anche un fisioterapista che è Salvatore Di Maria, che non c'è in questo momento, e il medico sociale che è presente, Pierluigi Safina, non è presente. E naturalmente a tutti loro un in bocca al lupo. Per quanto riguarda la società, abbiamo già presentato il presidente Pino Giacalone, che conoscete tutti, Andrea Di Gregorio, vicepresidente, eccolo lì, il segretario Nino Armato, Antonino Armato, dove sei? Eccolo lì, dirigente addetto agli arbitri Giuseppe Sciacca, questa è davvero una grande sorpresa, il jolly di questa società. Ancora un dirigente, Giuseppe Marino, che è presente, e non so che ruolo abbia, noi diciamo tutto fare, e rappresenta tutta la società in tutte le sue sfaccettature. Francesco Dolce, dove sei, Ciccio? Eccolo là. Poi abbiamo come collaboratore, Enzo Serra, sono io, non l'avevo letto, e poi soprattutto il team manager, che anche lui insomma uno che si spende tantissimo, Roberto Cacioppo, che si è nascosto, dov'è? E un altro dirigente, Francesco Asaro. Bene, a questo punto, dopo aver presentato tutti, non mi resta che sciogliere, come dire, le righe, fare un bocca al lupo a tutti. Sì. Ah, una letterina da colpo di scena, direbbe qualcuno. Tu la devi leggere, presidente la deve leggere, presidente. Se tu leggi che io ti reggo il microfono, presidente. Allora, per la Mazzarese. Carissimi tutti, sono contento di essere qui stasera. Sono felice per il presidente Pino Giacalone e per tutto lo staff presente. Un ringraziamento particolare va a Silvia Galvanico, mia amica, però non posso dimenticare di citare i giocatori che mettono l'anima in campo. Forza Mazzarese! Ancora c'è, non è finito. Va bene, allora presidente, possiamo sciogliere le righe. L'appuntamento allo stadio il 6 di ottobre, credo. Se giochiamo in casa oppure no, lo saprete dagli organi di stampa. Tra l'altro ringrazio Tommaso Ardagna per essere presente, non vedo altri colleghi, Tele IBS è presente, insomma andremo avanti lo stesso, presidente. Sì, andremo avanti lo stesso, e quindi speriamo di vincere il campionato, raga, speriamo. Adesso insomma abbiamo tolto i veli. Grazie a tutti voi, buonasera. No, noi in genere il brindisi si fa al risultato ottenuto, noi stiamo un po' stravolgendo le cose e va bene così. E avevamo pensato, se il presidente è d'accordo, ma credo che sicuramente sarà d'accordo, di premiare il primo, cioè l'atleta che segnerà il primo gol della Mazzarese in campionato, con una cassetta di vino del nostro vino migliore, il Satiro Danzante, che consegneremo la prima partita casalinga successiva. Sei d'accordo? Va bene, va bene. Hai trovato gli elementi adatti per questo regalo, perfetto. Non è vero, non è vero.